L'artista inizierà fra 10 giorni i lavori del murales allo Stadio Massimino, che vuole raccontare la storia del calcio Catania dal 1929 ad oggi, rappresentata da giocatori, rappresentata da presidenti della società calcio Catania. Non finisce qui, abbiamo colto la proposta di andare avanti, di poter fare altre parti dello stadio con i murales. C'è stata una grande partecipazione, un senso di civiltà e un senso di legalità e un senso di recupero rispetto ad un polo importante che è il polo dello stadio, dove si concentra lo sport, quel tipo di sport che noi sogniamo, lo sport sano, lo sport libero, lo sport che è un momento di aggregazione e di divertimento.